Asco Trade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Doveva essere qui Primo De Marchi, un uomo che in questi giorni ha minacciato pubblicamente il suicidio nel caso non avesse avuto indietro i soldi che ha investito in Veneto Banca. È un azionista, uno dei tanti azionisti e risparmiatori di questa banca, di cui conoscete più o meno le vicissitudini. Insieme alla Banca Popolare di Vicenza è crollato il prezzo delle azioni, insomma i risparmiatori sono furibondi, e quindi avremmo voluto sentire da lui e soprattutto convincerlo a non fare gesti estremi. Non se l'è sentita all'ultimo momento di entrare in studio. Ci spiace, ma rispettiamo questa decisione, perché non è facile davanti alle telecamere raccontare questi propositi e questi calvari, perché di questo si è trattato: ha perso tutto, si sta separando, non ha più soldi. Insomma, quindi è un caso umano che rispettiamo, e anche la volontà di non, alla fine, di non dire pubblicamente quello che pensa. Quindi parleremo comunque della sua storia, sentiremo comunque tutti i dettagli, ma c'è una notizia nel frattempo che è arrivata dalla Francia, da Roubaix. C'è un gruppo, un comando di uomini armati, sono armati di fucili da guerra, mitragliatori Kalashnikov, e pare siano entrati in una villetta e tengano in ostaggio una famiglia con bambini. Si è pensato subito, tra l'altro è alla frontiera con il Belgio, si è pensato subito a un altro attacco terroristico. Sembra che si tratti di una rapina finita male. È il direttore di banca preso in ostaggio, però è un po' sospetta questa cosa delle armi da guerra. Potrebbero essere anche dei terroristi che hanno tentato una rapina. Insomma, le ipotesi si accavallano, certamente. Vedremo cosa accadrà nei prossimi minuti e nelle prossime due ore, vi terremo ovviamente aggiornati. Ma stasera volevamo partire dai drammi, da tanti drammi che riguardano gli imprenditori del Veneto. Poi ovviamente non mancheremo di darvi conto del funerale laico che c'è stato questa mattina a Piazza San Marco a Venezia, 3.000 persone circa. Tutte le autorità, a partire dal Presidente della Repubblica Mattarella, che è intervenuto, non ha parlato, ha parlato il Ministro della Difesa Pinotti, il Sindaco Brugnaro, il Patriarca Moraglia, insomma tutti hanno ricordato la figura luminosissima di questa ragazza morta a 28 anni nella strage del Bataclan. Ma vi presento gli ospiti di questa puntata. Ovviamente parleremo come sempre anche di lavoro, di economia. Giuliano Chies del CNA di Treviso, buonasera Chies. Buonasera a tutti. Il direttore della Banca Credito Cooperativo Monastiere Sile, Arturo Miotto, buonasera dottore. Buonasera. Buonasera al presidente di Asco Trade, Stefano Busolin, buonasera presidente. Grazie dell'invito. Grazie molte. Parliamo anche appunto delle tasche dei cittadini e vedremo che cosa può fare una grande azienda in raccordo con altre realtà per cercare di migliorare le economie familiari e cercare di evitare che ci siano
problemi gravissimi. Grazie ad Andrea Michelanche, segretario comunale del Partito Democratico a Treviso. Buonasera. 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 Michelanche, sta arrivando Giancarlo Iannicelli della lista Gentilini. Grazie ad Alfredo Bellucco, Confedercontribuenti. Grazie a Diego Canciani, imprenditore. Grazie, grazie a voi. Raffaella Zanellato, imprenditrice. Buonasera. Grazie a tutti. Io direi, Bellucco, ci racconti lei questa storia. Ovviamente dobbiamo sintetizzare. Beh, perché certo, i tempi sono televisivi. Beh, intanto ringrazio Rete Veneta, ringrazio lei, direttore, di questa opportunità che ormai voi mi conoscete, sono parecchi anni che lotto contro questo sistema truffaldino e usurario. Truffaldino perché la ciliegina, chiamiamola pure ciliegina, sulla torta di questo sistema di stampo bancario criminoso, criminogeno, criminale e delinquenziale, va bene, ha portato alla rovina migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di aziende e di famiglie. Questa è la verità dei fatti, perché per quello che riguarda Veneto Banca Popolare di Vicenza è sotto gli occhi di tutti, ma è sotto gli occhi di tutti anche il salvataggio spericolato che è stato fatto nei confronti della Banca Popolare dell'Etruria, della Banca delle Marche, della Banca della Cari di Ferrara e della Cassa di Risparmio di Chieti, che sono banche che erano nell'orlo del precipizio, anzi c'erano già nel precipizio, perché qui siamo di fronte a un sistema, come ho detto prima, di stampo bancario che quando è il momento di rispondere non risponde mai, perché posso capire che vengano salvate le banche, vengano salvati i correntisti e quant'altro, ma non si può mica comprendere per quale motivo gli amministratori che ne hanno commesse di cotte e di crude sono lì a piede libero a fare quel cavolo che vogliono. Neanche, addirittura neanche indagati sono. E qui all'interno per esempio della storia di Veneto Banca e di Popolare di Vicenza non c'è solo il Gotha e il gruppo dirigente, ci sono tutti i vari esecutori materiali dei crimini ordinati dal vertice, perché quando un direttore di filiale dice o mi acquisti il pacchetto azionario o non ti do il finanziamento, o mi acquisti il pacchetto azionario o ti revoco il fido, o mi acquisti il pacchetto azionario oppure ti faccio, non so, ti metto in vendita e ti pignoro la casa. Questo non è altro che un'estorsione, signori. Ecco, però partiamo, dovevamo partire dal caso di questo. Sì, ma il caso è molto semplice, una persona che ha fatto 42 anni il lavoratore dipendente, va bene, che ha messo da parte soldino su soldino e ha messo da parte una cifra che per lui e anche per la maggior parte delle persone è molto alta, si ritrova che nel 2014 chiede di monetizzare e glielo negano, va bene. Nel 2015 chiede ancora di monetizzare e non glieli danno, dopodiché veniamo a sapere dai giornali, va bene, che i pezzi grossi della finanza e della magari del giornalismo e quant'altro li hanno liquidati 2, 3, 5, 8 milioni di euro. Ma a che gioco stiamo giocando, signori? Qui stiamo parlando della vita e delle speranze, del lavoro, del sudore, delle lacrime di migliaia, di centinaia di migliaia di persone. E questi qui, l'amico dell'amico, perché questo, perché quello, il politico, quant'altro, e il giornalista, gli vengono liquidati milioni di euro. Ma stiamo andando di numeri. E dopo, naturalmente, c'è il fatto che noi siamo nettamente contrari al fatto che ci sia il passaggio all'SPA. Dalla notte alla mattina c'è stato il passaggio in società per azioni. Ma che gioco stiamo giocando? Ma che gioco stiamo giocando? Qui bisognava dare la possibilità, se io faccio parte di una società cooperativa, una testa, un voto, non che dalla sera alla mattina mi cambiano le carte in tavola e io devo per forza di cose acquisire un qualcosa che non ho accettato. Mi devi dare il tempo materiale per uscirne decorosamente. Vabbè. Hanno messo sul piatto, non so da dove sono venuti, 3 miliardi e 600 milioni di euro per salvare le quattro banche. Beh, mettono sul piatto i 3, 4, 5, 6, 7 miliardi di euro per salvare gli azionisti, sì,
non le banche, gli azionisti, perché sennò gli azionisti rimangono col cerino in mano. Allora, sfilata politici a Venezia per Valeria con finalità elezioni, Mattarella almeno non ha parlato, molti gli interventi, anche quelli di amici di Valeria, ha parlato anche, insomma ha parlato tanta gente che ha raccontato anche aneddoti di vita quotidiana a Parigi, a Trento dove Valeria ha studiato. I veri profughi siamo noi italiani, tasse e multe a gogo. Allora Cancian, lei imprenditore, sa cosa vuol dire lavorare tra mille difficoltà, la burocrazia. Sì, tra l'altro io sono un artigiano, quindi... Come? Sì, tra l'altro io sono un artigiano, quindi insomma ho una piccola azienda artigiana, quindi imprenditore in genere per le persone a casa o in genere viene... ha un nome già antisonante, no? Senta, quest'uomo che minaccia il suicidio se entro Natale non dovesse riavere i suoi soldi, certo è uno stato d'animo... È uno stato d'animo che non può far star bene le persone, ma è uno stato d'animo che viviamo molto spesso purtroppo di questi periodi. Qualsiasi azienda... nel nostro settore, nel settore dell'edilizia o collegati, da anni sta subendo e soffrendo solo per tentare di rimanere a galla, solo per tentare di sopravvivere. È chiaro che io devo dire con tutta sincerità che il sistema bancario ha un compito che è quello di produrre denaro. Il problema è che lo fa con dei metodi che sono non sempre leciti e non sempre adeguati. Soprattutto hanno smesso di fare quello che facevano una volta i nostri direttori di banca, e cioè essere una banca d'affari nel territorio. Le grandi acquisizioni hanno portato sicuramente, come dicono i grandi esperti del mondo della finanza, a quali io non sono, un rafforzamento bancario a livello internazionale. Hanno altresì ucciso totalmente il rapporto di fiducia che si instaurava tra un direttore che rimaneva 20 anni su quella banca e che di quel territorio conosceva tutto e tutti e sapeva a chi poteva fidarsi di dare un prestito e a chi no. Adesso i direttori sono diventati, mi dispiace perché c'è un direttore qui presente, ma non è offensivo quello che sto dicendo, ma penso che lui lo sa, è una realtà, sono diventati degli impiegati di lusso, non hanno più poteri, hanno delle forbici quasi totalmente ridotte a zero, ogni volta che c'è uno sforamento o un problema arriva la segnalazione direttamente dalla sede centrale, arriva la telefonata direttamente dalla sede centrale. Quindi il sistema bancario non è più il sistema bancario che c'era quando c'era mio padre, che aiutava gli imprenditori a crescere e ti dava la possibilità di gestirti e di avere un minimo di liquidità in più quando ti serviva e un minimo di supporto in più quando ti serviva. È diventato una macchina per fare soldi che, siccome li ha prestati tanti, troppi, a quelli grandi, perché tanto erano tra amici, alla fine si sono ritrovati che quelli grandi li hanno messi in quel posto e tutto il resto adesso devono recuperarlo. E devono recuperarlo soprattutto perché si sono riempiti, la più grossa immobiliare italiana sono le banche. Sono piene di appartamenti e di case con mutui di imprenditori che hanno costruito, di grandi imprenditori che hanno costruito e poi li hanno lasciati lì, e quindi adesso diventa un problema. Ecco, io penso che questo signore, spero che ritorni sulle sue decisioni, perché la vita ha tante sfaccettature, non solo quella del denaro, e nella vita se si resta vivi, come si dice sempre, il soldato vivo è buono per un'altra battaglia, no? Se un soldato morto non è buono più per niente, quindi è meglio che resti vivo, che tenti di pensare a ridare un senso alla sua vita. Per quanto riguarda le leggi sulle banche, cosa vuoi? L'Italia è in uno stato di fogna generale, non è solo per le banche, e quindi il criterio delle banche non cambia. Noi abbiamo amministratori da anni, amministratori delegati, che hanno fatto fallire aziende, mandato a casa 500-800 persone, creato dei buchi immensi e sono stati liquidati con milioni di euro di liquidazione. E in più gli è stato dato magari qualche altro incarico in qualche azienda parastatale. Cioè, voglio dire, questa è l'Italia dei burattini e purtroppo finché non la cambiamo rimane così.
Ecco, poi parleremo magari anche di questo ormai famoso bail-in dal 2016, fallimenti delle banche dovranno essere così supportati dall'intervento di azionisti, obbligazionisti e anche dei correntisti che abbiano più di 100.000 euro nel conto. Buonasera, hanno truffato anche a me, ho dato una piccola somma, mi hanno detto di metterli garantiti con Veneto Banca e adesso non si sa che fine hanno fatto. Tantissimi sms anche stasera, se volete lasciare un ricordo indelebile perché poi resta nella rete, per Valeria Solesin fatelo, mandateci pure i vostri messaggi e noi li diamo a loro la precedenza, insomma, ma li diamo tutti i vostri sms. Ti arriva il recupero crediti e non ti dicono per cosa devi pagare, chiami il numero verde che dice di andare su internet, allora posso dire maledetto ladro eccetera, governo marcio eccetera. Allora, dottor Miotto, no? Si parlava di direttore di banca, non è un mestiere semplice, si distingue tra l'altro tra le banche di credito cooperativo e i colossi, no? Che differenze ci sono poi? Diciamo innanzitutto che oggi come oggi svolgere l'attività di bancario non è così semplice. Io sono entrato in banca tanti anni fa quando ancora esisteva la legge bancaria, si chiamava legge di tutela del deposito del risparmio, riconoscendo al risparmio come fonte di ricchezza di una comunità un valore altissimo. Poi è intervenuto il testo unico bancario nel 1993, dove ha un attimo liberalizzato il fare banca, dove le banche commerciali, perché noi dobbiamo distinguere, ho sentito parlare prima di banche d'affari che sono altra cosa, ci sono le merchant bank che sono altra cosa, ci sono le società di venture capital che sono altra cosa. Queste sono distinzioni che avete fatto voi. L'attività della banca è quella di raccogliere denaro e di effettuare prestiti. È chiaro che in una certa epoca, in un certo periodo, sembrava che l'immobiliare fosse il toccasano per l'Italia, tutti costruivano, chiunque costruiva, bene o male. Potremmo dare la colpa a tantissimi, alla continua concessione di licenze edilizie, magari senza avere a certi livelli amministrativi una pianificazione corretta, eccetera. Al fatto che le banche erano spinte o magari si prestavano a concorrere con una percentuale molto molto importante di finanziamento nella operazione e alla fine, come diceva il signore, in certe situazioni si sono trovate con un'infinità di immobili che non hanno più valore o almeno il valore si è notevolmente deprezzato. Io comunque ritengo che compito delle banche sia quello di raccogliere denaro che è ricchezza e cercare di reinvestirla possibilmente nel territorio dove lo raccolgono e qua le banche di credito cooperativo per legge hanno questo vincolo, cioè le banche di credito cooperativo non possono operare se non nel 5% fuori del proprio territorio di competenza. Quindi cosa succede? Raccolgono in zona nei nostri paesi e reinvestono in zona nei nostri paesi. È chiaro che se noi facciamo dei fotogrammi e non vediamo un filmato tra come veniva concesso il credito 10 anni fa o 15 anni fa e come viene concesso adesso, probabilmente qualcuno rimane un po' sbalordito. Però ricordiamoci sempre che noi gestiamo e impieghiamo i soldi dei nostri depositanti, dei soldi di quei signori che poi ce li vengono anche a richiedere indietro. Allora bisogna capire che se non si dà più niente allo Stato si potrà vivere, se no moriremo di fame. Tantissimi sms, saluto e ringrazio Giancarlo Iannicelli, consigliere comunale a Treviso, lista Gentilini. Certo. Allora, ovviamente il nostro meteorologo, ma stasera è nella veste, il generale Giannicelli è in veste di politico, perché questo è il solito dibattito politico. Allora, io direi, oltre a vedere gli sms mentre parliamo, Giuliano Chiesa,
si parla spesso delle associazioni di categoria, no? In queste circostanze fanno abbastanza, possono fare di più, no? Anche quando voi date fidi, insomma, cercate di aiutare gli artigiani in questo caso. Ma io rispondo che quello che si fa è sempre poco. È sempre poco? Nel senso che penso che sia doveroso partire da questo presupposto. Dopodiché le associazioni, come in questo caso le associazioni di artigiani, tentano di supportare un'attività delle nostre imprese in un periodo che non è proprio semplicissimo. I nostri soci stanno in questo periodo in generale combattendo una battaglia parecchio complicata, perché ci sono tutti i problemi che dicevamo prima e non ultimo il fatto che si misurano con un mercato e un mondo che non c'entra nulla con quella di 10 anni fa. E si ritrovano anche poco, come posso dire, supportati da un insieme di attività che prima c'erano. E faccio un esempio semplice. Io che vengo dal Conegliano, in quella zona avevamo una fiorire di grosse aziende del settore del legno arredo che davano lavoro a tutti. Non ci sono più. Si può discutere sul perché, non ci sono più. L'artigiano oggi si ritrova in sostanza, non dico da solo, ma comunque molto più da solo di prima, ad affrontare un mercato che è totalmente cambiato e senza avere quella possibilità di avere commesse, lavoro, eccetera, da un insieme di imprese che prima c'era e oggi non c'è più. La battaglia diventa molto più complicata. Poi ci sono problemi, il signore li conosce meglio di me, cioè l'edilizia ha fatto un tracollo. Si può discutere se abbiamo costruito troppo, male, eccetera, sicuramente sì, nel senso che se oggi guardiamo i dati abbiamo costruito di più di quello che ci serviva. Però il dato è questo e chi si ritrova dentro non è che può discutere, nel senso che è molto dura. Infatti oggi le aziende che resistono non sono tutte quelle che hanno resistito, non sono quelle di 10 anni fa. No. C'è stata una selezione durissima, e, però insomma io penso che una parola anche di speranza bisogna giocarsela. Provo a parlare un attimo del motivo per cui io in primo luogo sarei qui stasera. E noi abbiamo pensato in questa provincia di provare a metterci insieme. E uno dice, vabbè, non sarà una grande idea, però non lo ha fatta molta gente in giro per l'Italia. Abbiamo messo insieme le 3 associazioni, dopo ci sarà il mio collega di Confartigianato che ci diamo un attimo il cambio, e già questa è una cosa non proprio semplice. Le associazioni di solito si fanno concorrenza. No, abbiamo lavorato 7 mesi insieme, approfittando di una grande disponibilità importantissima, che è la disponibilità di Esco Trade e del sistema delle banche locali nostre, quelle di paese, le BCC, perché ci siamo detti perché non proviamo a costruire un progetto che affronti uno dei problemi, un pezzetto, ma un problema importante, che è quello che in provincia di Treviso abbiamo 100.000 caldaie, partiamo da là, poi vi dirò anche qualcosa di più, che hanno, quando va bene, 15 o 20 anni, ma 50.000 di queste hanno più di 20 anni. E se non le hanno cambiate vuol dire che c'è qualche problema. Abbiamo lavorato 7 mesi e abbiamo costruito una proposta che dovrebbe andare, io spero vada molto, incontro a partire da chi meno soldi ha in tasca. Quindi, no? Chiunque, perché se non le ha cambiate probabilmente qualche problema qualche c'è. Qualche motivo c'è. E abbiamo costruito una proposta che dovrebbe andare in primo luogo a favore delle famiglie, dei singoli, insomma di tutti quelli che non hanno fatto questi investimenti. Con una proposta che è da spiegare anche tutto sommato semplice e che noi speriamo, poi la vedremo nel dettaglio, sì, poi sentiamo anche il presidente, che crei utilità per i cittadini, e cioè dia la possibilità a chi non l'ha fatto di farlo. Che crei lavoro agli artigiani, se permettete, che poi sono gente che lavora qua, che ha i dipendenti, che ha la famiglia, e che crei chiaramente squadra, che crei economia. E noi pensiamo che, cioè su sta roba ci stiamo spendendo, ci crediamo. Partiamo dalle piccole cose, ma poi vedrete che abbiamo anche qualche progetto di partire da là se funziona, di cominciare a costruire soluzioni per i condomini, altro problema gravissimo che dobbiamo prendere per mano tutti,
e in sostanza di creare opportunità per i cittadini, ma anche lavoro, che poi alla fin fine resta qua. E secondo noi ce la possiamo giocare. Allora, 21:32, tantissimi sms, ultime notizie da Roubaix, dove c'è stato questo ennesimo fatto di cronaca legata, sembrava al terrorismo, invece fonti di polizia francese da Roubaix dicono che questo comando di uomini che avrebbe armi da guerra e che ha sequestrato una famiglia, compresi dei bambini, sarebbe formato da rapinatori, cioè la pista terroristica non convince, insomma, se non altro le notizie, le fonti di polizia questo sostengono, poi vedremo se sarà davvero così. A Venezia oggi mancava Salvini, peccato, ha perso un'occasione di fare passerella. Un'altra notizia di oggi è quella del jet russo abbattuto dai turchi, e quindi un'alta tensione, anche perché uno dei piloti è stato catturato da uomini che combattono contro Assad e l'hanno ucciso. Si è visto, si sono i moderati, questi sono, oh? quelli moderati mentre scendeva col paracadute lo mitragliavano. Allora, prima di sentire il generale Iannicelli e Andrea Michelan, volevo restare però sull'argomento che aveva adesso affrontato Kies, cioè questa unione di forze per venire incontro alle esigenze dei cittadini, col presidente di Ascotrade. Ma vediamo prima, perché tanti sono gli sms che stanno arrivando, il servizio di Tommaso Stoppa sui funerali laici questa mattina, funerali di Stato comunque, in piazza San Marco per Valeria Solesin, trucidata dagli jihadisti al Bataclan. Vediamo. La salma di Valeria Solesin, portata in spalla da 6 gondolieri, arriva in piazza San Marco, accolta da un silenzio irreale. A riceverla il capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha voluto fare di persona le condoglianze ai genitori, al fidanzato Andrea e al fratello Dario. È quest'ultimo a tradire la commozione più grande quando la sorella viene salutata dalle note dell'inno italiano e di quello francese. Un rito civile aperto ai rappresentanti di tutte le religioni, il cui senso viene spiegato dal padre della ragazza, Alberto Solesini, in un intervento composto e dignitoso. Ringrazio i rappresentanti delle religioni, cristiana, ebraica, musulmana, presenza congiunta in questa piazza, simbolo del cammino comune degli uomini nel momento in cui il fanatismo vorrebbe nobilitare il massacro con il richiamo ai valori di una religione. Il pensiero è per Valeria, ma anche per tutte le altre vittime della follia terrorista. Lo straordinario sentimento di vicinanza, di stima, d'affetto che mio figlio, mia moglie e io abbiamo vissuto in tutti questi giorni acerbi, prima a Parigi, poi a Venezia, richiede di rivolgere ora a tutte le altre vittime lo stesso senso di umana partecipazione. Poi il ricordo umano e toccante di alcuni tra i tanti amici e compagni di strada. La Valera, fioi, c'è il sole, picnic sulla Senna. E se il sole non c'era, pranzo a casa e ognuno portava qualcosa. La Valle ti spronava a combattere e su di lei si poteva sempre contare. La Valle per noi è un triagusto sotto la pioggia, un orissimo in ogni frase, i racconti sulla nonna sprint, il giradischi del moroso in 15 metri quadri e la corsa della domenica mattina. La Valle era la Valle e quell'articolo era solo per lei. La Valle amava avere degli amici intorno a sé e vederli diventare amici tra loro. Ancora una volta c'è riuscita. Dopo gli interventi del ministro della difesa Roberta Pinotti e dei rappresentanti delle tre religioni, nella piazza risuonano le note dell'inno alla gioia, eseguito da un gruppo di ottoni della Fenice. Il feretro viene poi portato a spalla verso il molo di San Marco e da qui imbarcato per essere tumulato al cimitero di San Michele. Servizio di Tommaso Stoppa, tanta commozione, davvero il cordoglio di tutta una città, piazza San Marco gremita, e anche e soprattutto significativo l'attacco del patriarca Moraglia ai terroristi. Poi sentirete proprio le sue parole, anche quello dell'imam che ha detto: voi terroristi avete fallito, cioè oggi si è dimostrato che l'attacco all'Islam è fallito, perché si ritengono
gli esponenti dell'Islam moderato a loro volta vittime dei terroristi. Allora, Andrea Michela, tra l'altro ho visto sui social un po' di polemiche che, ecco, secondo me sono fuori luogo, dire, ma insomma, se i funerali, se la vittima non fosse stata una ragazza legata ad Emergency alla sinistra, non avrebbero fatto i funerali di Stato. Insomma, lasciamo passare qualche giorno almeno prima di affrontare questi problemi inesistenti da un certo punto di vista. Sì, io credo che la tragedia di Valeria sia qualcosa che ci ha colpito veramente da vicino, tutti come italiani, anche per cosa rappresenta questa ragazza. Probabilmente la parte migliore di noi italiani, perché era una ragazza intelligente, una ricercatrice, quindi una persona che stava dedicando la sua vita allo studio in questo momento, generosa perché comunque era impegnata nel volontariato e anche viva, perché l'attacco terroristico era in un concerto rock, quindi un momento del venerdì sera quando si stava socializzando con altri, ascoltando musica. Quindi vittima, l'abbiamo detto l'altra sera, cioè non solo questi uomini hanno stroncato le vite di questi ragazzi, ma li hanno fatti morire anche in un modo orribile, perché trovarsi in trappola con gente che ti spara addosso e non hai via di scampo, come è successo alla gran parte di questi ragazzi, ne sono morti 130, è una morte orribile. Dissanguati, no? Molti, quindi no, proprio con dolore, compresa Valeria, che è morta tra le braccia. Poi anche in una situazione, un concerto di musica alternativa, gioioso, dove cioè, una persona va, cioè vuol dire che ascoltava anche buona musica, voglio dire, non è che... Cioè il massimo della crudeltà e della... Sì, e infatti i momenti stessi in cui c'erano le notizie e anche il funerale sono stati momenti, credo, estremamente commoventi per tutti. E, è molto interessante, come diceva anche lei, direttore, quanto espresso dal rappresentante del mondo islamico, che giustamente ha definito i terroristi anti-islamici. Ecco, io credo che questo vada sottolineato, che è questo che dobbiamo assolutamente chiedere ai tanti islamici che convivono con noi, perché in Italia ce ne sono più di 1 milione che vengono a scuola con noi. E che chiedono di togliere il crocifisso, che ti chiedono di non fare il Natale, è proprio che questo ti chiedono che dobbiamo... di non cantare le canzoni natalizie. Ma dai! No, certo, noi dobbiamo appunto... se andiamo a contrapporci radicalmente, quello che otteniamo è la radicalizzazione delle posizioni, come succede in qualsiasi campo, dove si formano gli estremismi, che sono questi. Invece, giustamente, si chiede, come stava dicendo, il rispetto della nostra cultura. Quello è fondamentale ed è quello che bisogna chiedere. Ma questo io credo che... Ce l'ho. Sì. Ma sono loro che devono chiedere se mi va bene o no. Ma su questo non credo che non ci siano dubbi. Tra l'altro, credo che vada... esattamente in questo senso anche i provvedimenti che sono stati annunciati oggi dal governo, che vuole investire 1 miliardo in sicurezza con vari tipi di interventi che vanno da più supporto, più risorse per le forze dell'ordine, più difesa e strumenti innovativi per l'esercito e altre forme di questo tipo sul lato della sicurezza, e un altro 1 miliardo sulla cultura, che vuol dire esattamente ribadire quella che è la nostra identità, perché la nostra identità è l'opposto di tutto quello che abbiamo visto. La nostra identità è il rispetto della vita, non certo quello che è successo. Generale, sì, bisogna anche capire, c'è stata un po' di polemica e va montando un po', soprattutto nelle ultime ore, però questo è un attacco veramente forte, un attacco verso tutti, un attacco verso quelle che sono le abitudini giornaliere anche della miglior gioventù, voglio dire. Quindi c'era bisogno di una risposta. Il funerale in quel modo è stata una bella risposta. C'era bisogno di una risposta, ma in questo funerale, diciamo, di piazza, la figura più importante l'ha capita pure il papà, che è una figura grandiosa secondo me, quando ha detto: questo è un funerale al di là di mia figlia, pure con il dolore,
è un ricordo a tutte le persone, a tutti i ragazzi, perché noi dobbiamo piantarla e pensare che gli italiani, i ragazzi sono molli, sono bambaccioni, sono bombaccioni, sono questi partono, vanno fuori, studiano, approfondiscono, sono delle persone in gamba. E il papà ha voluto ricordare, questa è dedicata a tutte le persone, come mia figlia, che osano, che guardano il futuro, che sono costruttivi. Questo è importante, questo ha voluto dire. Poi, per carità, io sono d'accordo, si fa presto pure a parlare, pure l'imam, questa non è ragione, giustamente, poi bisogna approfondire quanti di musulmani poi non sono d'accordo in certe azioni, certo non cruente, però di reazione così forti, bisogna approfondire, perché non è così facile. Entro poi nella polemica veramente, che forze di polizia che l'hanno denunciato, cioè se noi continuiamo ad accettare che le persone che arrivano non possano dare la propria identità, non si fanno segnalare perché sono nel loro diritto, allora giustamente il funzionario di polizia dice noi li conosciamo, non sappiamo chi sono, quindi è inutile che adesso ci rifacciamo tutti alla sicurezza. La sicurezza va creata pian pianino, va creata con atti giornalieri di risposta puntuale, quindi non si può accettare migliaia, centinaia di persone che se vogliono non danno l'identità, persone senza identità, come fai a sapere? Ma sono d'accordo, dice, ma non sono tutti terroristi, ma ci mancherebbe, ma ne bastano 5 su 1000, 10 su 1000 per fare votati come sono così a quello che loro chiamano il farsi esplodere o far male. Ripeto, è importante, loro hanno cambiato strategia, infatti mi fa un po' proteggere i posti sensibili, loro ormai non vogliono fare istituzione contro istituzione o loro Stato, pseudo Stato contro altre istituzioni, loro vogliono seminare, vogliono creare veramente il terrore nei gesti comuni. Guarda, io le dico, per caso, 3 giorni prima stavo in quei posti, no? E poi in quei posti proprio, camminavamo la sera, la passeggiata, e ti potevi trovare, quindi si potevano trovare tutti. Certo. E poi le dico un'altra cosa e finisco, perché si parla, ecco, con il garantismo, noi abbiamo attirato gente probabilmente che non aveva bisogno, gente che non aveva bisogno di un'azione così, chiaramente voleva migliorare in gran parte la propria posizione economica. A Parigi nelle ultime settimane, se lei, al di là dei Poveretti, ma quella è una tradizione quasi parigina, no? Che la sera i barboni o come chiamano arrivano e si sistemano a dormire, nelle ultime settimane la sera, ma a decine, si vedono le famiglie, io sono rimasto, famiglie diverse, le vedi, padre, madre, un bambino, 2 bambini ma di 5-6 mesi, che mettono le coperte a ridosso dei negozi e si mettono là. Allora, ma si vedono, io ho chiesto pure, sono siriani, gente che veramente, allora mi chiedo, santi Dio, allora sti ragazzoni, sti ragazzi che per carità vengono qui, noi li manteniamo, creiamo ormai una situazione che non si risolverà in un anno, in 2 anni, in 3 anni, cosa si vuole risolvere per migliaia e migliaia di persone? E poi persone che veramente avrebbero, quelli che avevano bisogno veramente d'aiuto, quelli che scappavano dalla guerra, che hanno preso altre vie, e poi vengono trattati pure a Parigi in quel modo. Quindi abbiamo sbagliato obiettivo, noi dovevamo aiutare per quel che potevamo i veri rifugiati, e invece da noi rifugiati ce ne sono pochissimi, però abbiamo attratto una marea di persone che non sappiamo chi sono, che ripeto che non risolveremo, per questa gente che cerca solo un miglioramento economico che noi non siamo in grado di dare. E non è vero che poi andranno tutti in Germania, tanto qualcuno è già un anno, 2 anni, 3 anni che sta qui, e altri anni staranno qui, e quindi la situazione, siamo messi da noi stessi proprio per la miopia dei nostri governanti in una situazione veramente in cui, da cui non si esce. Adesso a Treviso pure si creano altri posti, si sta creando grande confusione in altri paesi, perché arrivano altri 400-500, e che fine fanno? E quando dura? Nessuno lo sa, e quindi creano solo malessere e ci fanno perdere invece l'obiettivo, che è della solidarietà verso le persone che hanno bisogno. Però. Allora, poi sentiamo di nuovo Michelin. Un funerale di Stato ci sembra molto superfluo, quanto costa l'Italia, dispiace per la ragazza. Ci sembra che a Parigi non siano stati fatti funerali di Stato. Allora, Presidente, noi siamo partiti da questo titolo, un caso drammatico di un uomo che minaccia suicidio perché
vuole riavere i soldi che ha investito in Veneto Banca, ha detto se non me li ridanno, è il sintomo, è la fotografia con questi casi estremi proprio di un paese in cui ci sono molte difficoltà. Questo, ripeto, è un caso particolare. Poi però, come diceva il generale Iannicelli, ti giri da un'altra parte e vedi famiglie che hanno problemi gravissimi. Noi giovedì, come lei sa, parliamo sempre dei veneti schiacciati dalla crisi. Torniamo su questo accordo, su questa alleanza che avete fatto, ci facciamo in tre, no? Cosa sta dietro questo slogan della sua azienda? Sì, diamo anche il nome a questo slogan. Il progetto si chiama Efficienza a chilometro zero. Il nome racchiude già quello che noi andiamo a fare, quindi parliamo di efficientamento energetico. Prima di tutto abbiamo creato un modello, non lo dico io che è il primo al momento, è l'unico al momento in Italia organizzato in questo modo, ma lo dicono proprio gli artigiani, quindi finalmente parte da Treviso un qualcosa di buono, ma che va anche paradossalmente nella direzione opposta rispetto a quello che nella nostra storia è accaduto. Cioè, ci siamo messi veramente assieme 10 soggetti, 3 settori merceologici completamente diversi, e quindi la parte finanziaria, la parte dei servizi rappresentata da Ascotrade e la parte, diciamo, del lavoro, che è quella degli artigiani. Non è un caso che tutti i soggetti rappresentati sono dentro al 100%, ovvero CNA, Confartigianato, Artigianato Trevigiano per quanto riguarda il settore degli artigiani, quindi il 100% degli artigiani sono rappresentanti, le 6 banche BCC, quindi tutte e 6 le banche BCC, per realizzare cosa? Quello che è stato detto prima, cioè diamo la possibilità da una parte al consumatore finale, cioè alle famiglie, di intervenire finalmente a casa propria per creare l'efficientamento energetico, generare una serie di risparmi importanti sotto il profilo economico per la famiglia e contribuire anche, se vogliamo, perché non è un fattore secondario, all'abbattimento dell'inquinamento. Basti pensare che rispetto alle 100.000 caldaie che sono state citate prima, ogni caldaia di ultima generazione cambiata porta a una tonnellata di emissioni in atmosfera in meno di CO2, quindi si dà un grande contributo anche sotto questo profilo. E la presenza delle 6 BCC, poi sarà ovviamente il direttore a dire che cosa fanno le banche in questo caso, ma io lo anticipo, cioè, qui diamo veramente una mano a chi oggi, per una serie di cause, prima di tutto quella del lavoro, non ha la possibilità di cambiare la propria caldaia piuttosto che la pompa di calore, quindi i condizionatori o le valvole termostatiche, oppure, considerate l'entità dei finanziamenti che vengono erogati dalle banche, anche fare interventi più importanti sul settore appunto della casa dal punto di vista dell'efficientamento energetico, che genera poi anche una serie di risparmi, perché ci sono delle detrazioni al 50-65%, e quindi insomma abbiamo messo assieme 10 soggetti per fare una grande cosa. Se immaginate questa iniziativa fatta in modo isolato, non potrebbe portare i vantaggi che assieme riusciamo ad erogare. Quindi abbiamo fatto un bel modello, siamo convinti che le famiglie ne sapranno approfittare, e posso anche già dire che ci sono state le prime famiglie che hanno ottenuto finanziamenti e hanno fatto, gli installatori stanno già cambiando le caldaie, quindi stanno già facendo i primi interventi in queste case. E da parte nostra ci auguriamo che questa esperienza possa essere estesa, abbiamo tutto l'interesse, soprattutto come Ascotrade, ad estenderla anche fuori dalla provincia di Treviso, perché oggi vale solo per la provincia di Treviso, e quindi insomma la nostra soddisfazione è aver dato da una parte una mano alle famiglie e dall'altra parte, mettendosi assieme, diamo una mano anche a chi lavora, perché siamo partiti proprio da lì, cioè cosa possiamo fare per dare una mano a chi oggi ha difficoltà con il lavoro. Questa è un'iniziativa che sicuramente aiuterà anche gli artigiani. Direttore, grazie, Presidente. Posso? Sì, Cancian. Visto che io vengo dal settore dell'edilizia e quindi capisco di cosa stanno parlando, ma sono almeno 2 anni e mezzo che ribadisco questi concetti, perché, come diceva prima il direttore, si è costruito male, tanto e troppo, per tanti motivi che adesso non stiamo a guardare, ma
partendo anche solo dal fatto che i comuni incassavano i diritti di urbanizzazione, ma resta il fatto che comunque adesso l'edilizia può solo salvarsi con la ristrutturazione. E per salvarsi con la ristrutturazione, sono 2 anni e mezzo che lo dico, perché io non sono CNA, sono Confartigianato, ma ero un dirigente della Confartigianato, non lo sono più, ma sono un associato. Intanto bravissimi a mettervi assieme, io spero sempre che la finiate di chiamare le associazioni, ma cominciate a chiamarli sindacato, perché noi dobbiamo essere un sindacato che difende i piccoli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, qualsiasi. Noi siamo un sindacato come la CGIL. La differenza è che noi siamo quelli buoni e non deve essere così. Dobbiamo essere quelli che difendono i propri associati. E dovrebbero. Dovrebbero, quantomeno. E se noi riusciamo a fare questo passaggio, che sicuramente tratta di un mettere assieme un progetto e farlo finanziare, perché il problema non è la volontà delle famiglie di creare un ambiente più pulito, di avere un risparmio energetico. Il problema è staccare un assegno da 10, 15, 20 mila euro alla fine dei lavori. E in questi momenti diventa una difficoltà. Se la banca, se il progetto finanziario sostiene queste cose, va bene? Intanto ha la garanzia, perché col 65% di contributo dello Stato ha la garanzia che comunque il 65% dell'importo viene garantito. In più c'è un risparmio energetico, io parlo in maniera molto semplice, parlo di un rivestimento a cappotto, parlo di cambiare le finestre, parlo di cambiare tante cose, va bene? Il risparmio economico che ha una famiglia in questi occasioni, in questi lavori, diventa così importante da pagare da solo il finanziamento. Quindi se i sindacati di categoria dei piccoli imprenditori riescono a mettersi assieme e a creare questi progetti, che noi come aziende stiamo tentando di creare in maniera però limitata e isolata, chiaramente rimettiamo in moto un'economia che serve per far star bene la gente e ricreiamo il volano che ha fatto sì che il Veneto, il Triveneto, il Nord-Est fosse la locomotiva di questo Stato. E qui possiamo ritornarci. Posso inserirmi, direttore? Sì. Lo dico a Cancian rispetto alla tua premessa. Un paio d'anni fa ci eravamo già sentiti per partire con questo progetto. Ci siamo accorti che i tempi non erano ancora maturi. Cioè quello che è avvenuto in questi 7 mesi, cioè non dico la facilità, ma la disponibilità a sedersi tutti intorno a un tavolo. Non c'era prima. Non c'era 2 anni fa. Quindi, avevano tutti la un sacco crisi, di tessere. Ma soprattutto la crisi, se la guardiamo dalla parte positiva, no? Cioè del cambiamento, è servita. Ha obbligato in le questo persone caso a mettersi assieme. Sì. Sì, allora, ci sono momenti in cui proprio si forma degli spartiacqui, finisce un'era, ne inizia un'altra. A Venezia forse oggi è così, è finita una fase e se ne è vista nascere un'altra proprio in occasione di questi funerali laici che hanno coinvolto emotivamente tante persone. Probabilmente anche per le parole, l'atteggiamento, il contegno, la dignità è stata definita del padre e della madre di questa ragazza 28enne che è morta a Parigi. Ma oggi, oltre ai genitori, hanno parlato, vi dicevo, molte altre persone, tra queste c'è il patriarca di Venezia, Moraglia. Sentiamo le sue parole riguardo ai terroristi. È nelle parole di Dario Solesin, fratello di Valeria, il senso più profondo di un addio che rinuncia all'odio e alla paura per trovare la forza di guardare al futuro. A leggerle dal palco il ministro della difesa, Roberta Pinotti. Non è rabbia e non deve essere paura. Valeria non ci perdonerebbe mai se fossimo spaventati e dunque ora restassimo fermi. Nel suo nome, la nostra sfida deve essere quella di non smettere mai di provarci, per riuscire a cambiare le cose, mai fermarsi. Mia sorella non me lo perdonerebbe mai. A quelli che chiama gli uomini e le donne del terrore si rivolge direttamente il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia. Come avete potuto? La vostra cultura ci fa inorridire, ma non ci intimidisce. Ci sgomenta perché è indegna dell'uomo, ma ci fortifica nell'opporci ad essa con ogni nostra forza sul piano culturale, spirituale, umano.
In nome di Dio cambiate il vostro modo di essere. Iniziate dal cuore, abbiate questo coraggio. Sì, si tratta del coraggio di dire abbiamo sbagliato tutto. Chiedete perdono. Non riuscirete a portarci a odiare, promette il patriarca ai terroristi, sarebbe la vostra vittoria e la nostra sconfitta. Mai e poi mai divideremo con voi ciò che tragicamente vi appartiene, l'odio. In alcun modo vi concederemo tale vittoria. Valeria non lo vorrebbe. Parole condivise dai rappresentanti della comunità islamica, secondo i quali l'invito al funerale ricevuto dalla famiglia Solesina ha segnato la definitiva sconfitta degli assassini di Valeria. Cara Valeria, i tuoi assassini hanno voluto con il loro gesto criminale di separarci e dividerci, ma oggi, con questa presenza d'unità, i tuoi assassini criminali, anti-Islam, anti ogni religione, anti-umanità, hanno fallito. Servizio di Tommaso Stoppa, si sta rafforzando l'ipotesi di una rapina a Roubaix, nonna di attentati terroristici, di sequestro di ostaggi. C'è il sequestro di ostaggi, ma pare che sia conseguenza di questa rapina ai danni di un direttore di banca e al sequestro dei suoi familiari, compresi dei bambini, all'interno di un edificio. Ma ne sappiamo ancora, se ne sa ancora poco. Allora, Raffaella Zanellato. Tornando un po' al lavoro, all'economia, ai rapporti tra imprese e istituzioni anche, no? Allora, io ho lottato molto in questi anni di crisi, che da quando è iniziata la crisi ho sicuramente lottato molto per difendere la mia attività, nonostante una banca, diciamo pure il nome Lanton Veneta, mi ha segnalato a sofferenza nel 2009. Parlo col direttore della banca, che quindi capisce chiaramente cosa significa essere segnalati a sofferenza. Allora, a distanza di 6 anni, io sto ancora lavorando. Evidentemente quella segnalazione è stata fatta con molta leggerezza e chiaramente mi ha creato dei danni. Ho dimostrato che comunque non dovevo fallire, anzi, con la doppia difficoltà di non poter avere accesso al credito, sono riuscita a rimboccarmi le maniche. Ho pagato i miei fornitori, lavoro per gli enti pubblici, sto pagando i miei contributi perché ho bisogno di avere un DURC regolare. E alla faccia delle banche, tra l'altro Lanton Veneto ha una sentenza dove è stata condannata per usura, dove il giudice dice sistematicamente è stata applicata l'usura. Ho un'altra causa pendente con un'altra banca dove già anche lì è stata rilevata l'usura. E io, per quanto riguarda il sistema bancario, sicuramente non posso avere una buona considerazione. E non faccio distinzioni tra banche di credito cooperativo e banche nazionali, perché marginalmente è vero che le banche di credito cooperativo sono più vicine al territorio, ma nel momento in cui si va a vedere la centrale rischi, il territorio non interessa più. L'imprenditore, che è anche del territorio, se ha una segnalazione a centrale rischi, è un perfetto sconosciuto, è una persona non affidabile e non verrà comunque finanziata. Ormai siamo un popolo di segnalati, perché la centrale rischi è un'arma di distruzione di massa, ma non tanto per la natura per cui è nata, perché doveva essere un sistema che permetteva di capire quali erano i furbetti che facevano i prestiti e poi non li pagavano. Ma quando le banche da un certo momento hanno iniziato ad usarla con molta leggerezza, perché la stessa Banca d'Italia gli aveva detto dovete usare il buon senso del padre di famiglia, dovete verificare l'intera situazione aziendale che deve essere equiparata a una situazione di insolvenza cronica, e nonostante questo le banche con molta leggerezza, tra l'altro sotto forma di ricatto dicendo mi rientri del fido, ti segnalo a sofferenza, e questo hanno fatto nonostante il resto dell'azienda potesse avere qualche difficoltà, ma data dal periodo, data dal calo degli ordinativi. Anch'io sono nel settore dell'edilizia, quindi chiaramente ho sofferto anch'io del problema dell'indotto. Qual è il problema? Che nell'ambito dell'edilizia abbia sbagliato tutti, chi ha costruito troppo, i comuni che hanno dato troppo, le banche che hanno dato troppo. Il problema qual è? Che il prezzo lo stiamo pagando noi.
esclusivamente noi, perché le banche si sono tolte fuori, io dico sempre, danno l'ombrello quando non piove, quando inizia a piovere lo vogliono indietro. Quindi soci in affari quando si tratta di incassare gli interessi, quando ci sono le difficoltà e non c'è più niente da succhiare perché siamo arrivati all'osso, allora caro signore, quella è la porta, mi prendo il tuo immobile, fretta di venderla, io non ne ho, mi apro la mia bella immobiliare come ha fatto Banca Intesa, Unicredit, che poi le sventolano in televisione come fosse un grande business, in realtà è solo un modo per cercare di impossessarsi di tutti i nostri beni. Ma di vendere quello che hanno in carico, ormai è roba sua. Ho capito, è roba sua perché? Perché ci hanno, saccheggiato le tasche con tassi assurdi, con mutui, con tassi di mora che sono allucinanti, usura nei conti correnti, CIV, commissioni, appoggiati dai governi bancari che si sono succeduti, da Monti a tutte le belle cosette che hanno infilato nei decreti legge di fine anno, tutte le agevolazioni, tutti i privilegi, e poi alla fine ci vengono a dire che noi non riusciamo a pagare i nostri mutui, dopo che ci hai succhiato il sangue, hai mangiato oltre l'inverosimile, anche nei momenti in cui forse conveniva che la banca limitasse le richieste proprio nel momento in cui le aziende non erano così vacche grasse da mungere, in realtà hanno fatto l'esatto contrario, hanno spinto l'acceleratore nel momento in cui le aziende erano in difficoltà. Quindi io alle aziende del territorio francamente non ci credo più, perché finché si guarda la centrale rischi, che sia una banca di credito cooperativo, che sia una grande banca, a me dicono sempre no, mi stanno dicendo no da 7 anni, io sto lavorando con i miei soldi, mi chiamo fortunata perché così non pago nessuno di queste persone che ho attaccate sulle spalle e che guadagnano sul mio lavoro e ne sono felice, e questo lo consiglio a tutti. È chiaro che purtroppo in certi settori di attività non è semplice, io ho aziende che mi pagano 90-120 giorni, pensi lei cosa vuol dire? Però ho raggiunto un equilibrio fisiologico con i miei fornitori che hanno capito quando incasso pago, e la banca per quanto mi riguarda può tranquillamente fare altro nella vita. Senta Bellucco, è finito il regno durato 19 anni di Gianni Zonin, nuovo presidente di Po Vicenza, e Stefano Dolcetta che è amministratore delegato della FIAM, e molti dicono cosa ne sa lui di banche, ma soprattutto ha stupito il fatto che sia arrivato, che abbia nominato il suo successore, no, Zonin, nonostante la tempesta, le indagini. Non mi faccia dire quello che penso di Zonin e di quelli che sono stati gli esecutori materiali del disegno criminoso, che è ben chiaro a tutti. Va bene. Ecco, io ho visto qualche SMS che chiedeva il numero verde per problemi bancari, che non è altro che questo, 800-814-603. Noi non siamo nati l'altro giorno, siamo nati, io come azione antibancaria mia personale l'ho iniziata nell'89, va bene? Ecco, e poi le cause le ho iniziate nel 2002-2003 e nel 2007 le ho vinte tutte, quindi stiamo parlando dell'anticamera del mondo. Quando parlare di anatocismo non sapeva neanche cosa fosse, adesso andiamo in mediazione. Questa è la fotocopia di un assegno di 45.000 euro che avevo portato a casa la settimana scorsa, perché le banche intelligenti con noi vengono a trattare, sono le banche deficienti che non vengono a trattare, perché ce ne sono molte banche deficienti, glielo dico chiaramente, ci sono anche delle banche che si arrogano anche il diritto di querelare, ma io ripeto quello che ho già detto a suo tempo, la banca, no, questa non mi ha querelato. La banca di credito cooperativo di Colli Ugani, di Lozzo a Testino Padova, ha subito una sentenza esattamente 6 anni fa, non appellata e quindi passata in giudicato, dove in un conto corrente sono stati riscontrati il superamento del tasso soglia di usura di 7 trimestri su 18, va bene, e un altro 18 trimestri su 18 con un massimo tasso effettivo globale applicato del 58,98%. Ora non mi venite a dire che siete vicini al territorio, va bene? Non lo siete, perché siete uguali alle altre, perché io ho accusato tutte le banche, tutte,
in particolare il Banco Popolare, Banca Popolare di Verona, che tutti possono leggere perché c'è un articolo del Fatto Quotidiano su internet, dove basta solo cliccare non farti rapinare e usurare dalla Banca Popolare di Verona e viene fuori l'articolo. Va bene, non farti rapinare e usurare dalla Banca Popolare di Verona. D'accordo? Quindi ci ho messo il mio nome, la mia responsabilità e la mia faccia e sono disposto ad andare di fronte a qualunque giurì d'onore, qualunque tribunale, qualunque magistrato, qualunque che sia, il presidente, l'amministratore delegato, chi è, non me ne frega niente. Loro hanno applicato l'usura in 5 anni perché hanno applicato una indennità di sconfinamento tale che faceva andare in usura tutti i conti correnti affidati e non affidati. Va bene? Ecco, questa è una cosa. La banca di credito cooperativo di Marcon, va bene, senza che io abbia la sentenza, ha applicato l'usura nel quarto trimestre 2013 a un conto corrente di un piccolo imprenditore, un meccanico. Gli ha applicato, dopo avergli applicato i tassi di interessi già belli alti, l'8,95 all'interno del Fido e il 15,50 oltre Fido, gli ha applicato la bellezza di 22 commissioni di istruttoria veloce da 25 euro l'una. Va bene, l'hanno fatto sconfinare, l'hanno fatto rientrare, l'hanno fatto sconfinare, l'hanno fatto rientrare. Invece di dargli un fido di altri 5, 3, 4, 5 mila euro, gli hanno fatto questo giochetto dei bussolotti e io so che ne vengono fatti milioni di operazioni di questa natura qui ogni giorno, che sono legittime, perché sono previste dalla legge. Però quando sfora l'usura si commette un gravissimo reato penale che può arrivare fino a 15 anni di reclusione. Ecco, e questo noi lo faremo valere in tutte le sedi. Vede che faccio il nome delle banche, potrei fare il nome di tutte le banche, va bene? Tutte, nella sua in modo particolare non ho mai avuto a che fare, ma io sono certo che basta che sia qualcuno 800 814 603, mi dia l'esame delle di un conto corrente di questi signori, magari che abbia una durata di almeno una ventina d'anni, io sono sicuro che trovo anomalie, anatocismi, usure, commissioni non dovute e tutto quello che ci va dietro. E ci devono dare indietro i soldi, perché questo è previsto dalla normativa della legge 385-93. Allora, 20 giorni fa è stata data la notizia che si può cambiare le lire in euro, non se ne parla più, aspettiamo che finiscano i 3 mesi di proroga, per favore date notizie. Torniamo in piazza San Marco, saltiamo un po' di qui e di là questa sera, vediamo anche il discorso commosso e commovente del sindaco Luigi Brugnaro. Valeria era una delle tante giovani italiane andati all'estero per lavorare, anche perché in Italia, a Venezia, oggi non siamo più in grado di offrire una concreta prospettiva di lavoro proprio ai giovani. Valeria era una ricercatrice che aveva dedicato i suoi studi a un tema tanto importante quanto difficile da realizzare, come quello della conciliazione dei tempi delle donne tra impegni lavorativi e vita familiare. Era una volontaria che offriva il suo tempo per aiutare gli altri. Valeria, Venezia non ti dimenticherà mai. Tanti hanno voluto renderti omaggio in questi giorni. E le tantissime persone che sono presenti oggi in quella che i tuoi genitori hanno voluto fosse una cerimonia civile aperta a tutti i credo, sono la dimostrazione dell'affetto della tua città. E questo era il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Direttore, rispetto a quanto diceva Belluto. Naturalmente ritengo che ogni storia abbia un suo, diciamo, percorso e quindi io non mi sento di generalizzare in maniera molto, io sì, molto semplicistica. Io sì. È altrettanto vero che a volte il fatto di operare, il fatto di queste leggi che non sono di così facile neanche interpretazione, perché penso che ancora qualcuno si stia domandando, pare che adesso ci sia in uscita un decreto del CICR che vada a regolamentare, perché alcune banche europee, in Europa l'anatocismo non esiste. Non c'entra l'anatocismo con l'usura. E quindi hanno chiesto che venga rivista un attimo la normativa. Io però vorrei questa sera, mi pare che l'oggetto dell'incontro di questa sera sia anche quello di parlare di un progetto nuovo, di qualcosa che va
al di là di quello che è successo. E vorrei, così come con i nostri collaboratori che abbiamo qua, le associazioni di categoria e Ascotrade, parlare dell'operazione che stiamo mettendo in piedi. Cioè, noi, banche di credito cooperativo della provincia di Treviso, mettiamo a disposizione fino a 50.000 euro sotto forma di finanziamenti chirografari della durata 5 o 7 anni a chi vuole cambiare la caldaia, a chi presenta un preventivo di spesa fatto dalle aziende che appartengono alle associazioni di categoria, quindi che abbiano anche una diciamo qual valore e che quindi possono essere naturalmente finanziati in forma chirografa e scegliendo la durata. È chiaro che se andiamo a ritroso, se andiamo a fare le valutazioni, noi quando parliamo di credito parliamo di affidamento, parliamo di fiducia. Il credito non è un qualche cosa che si determina dalla macchina che dice 2 più 2 fa 4 e ti dà il risultato. Tantissime volte l'affidare qualcuno vuol dire anche avere fiducia. Cioè no, vuol dire... non ce l'avete, perché se il sistema vi blocca, non li date i soldi, è inutile che dica una cosa che non è, perché adesso mi agito. Perché poi, anche se viene una famigliola che vi sembra disponibile, se è segnalata, non gli date i soldi, è inutile che diciate cose che non sono questi, vere. Signora, lei forse... c'è una massa di ipocrisia questa qua. No, ma lei forse non ha inteso. Noi raccogliamo, non sono soldi della banca. Sì, ma non c'è la fiducia, la fiducia leggi, non esiste. Perché se al sistema siamo segnalati, voi la fiducia la perdete. Facciamo perché finire. Il sistema dice che signora, non siamo affidabili. Allora quindi è inutile che mi parli di fiducia. Ma lei sta generalizzando, no, ma non vale la pena. Perché sulla mia posizione, sa cosa mi ha detto un direttore generale di una banca? Mi ha detto, guarda Raffaella, col bilancio che hai, col bilancio che hai, cosa vuol dire? Che vuol dire che i debiti sono rapportati ai crediti, ci sono, te li darei, ma quando metto il tuo nome dentro il computer mi si accende un albero di Natale, questo mi ha detto. Quindi cosa vuol dire? Che la sua fiducia è andata nel cesso, ma perché signora... lui mi ha detto non te li posso dare. Ma allora quando sento queste cose io non le concepisco, perché questa è una massa di ipocrisia. Le risponderei semplicemente con una domanda. Lei sa cosa vuol dire responsabilità sociale degli esponenti aziendali? Cioè io, responsabilità sociale degli esponenti aziendali. Non ce l'avete, non ce l'avete, perché voi commettete dei reati e nessuno va in prigione. Se io sono amministratore delegato di una SPA privata e succede un reato nella mia azienda, io vado in prigione. Voi no, l'amministratore delegato della banca non succede mai. Quindi avete un trattamento signora, diverso. Veda un attimo. In baffo alla 231, che è una legge europea che prevede queste cose. Veda un attimo cose. Quante azioni di responsabilità fatte nei confronti di ex amministratori o direttori ci sono anche nella nostra zona. Io non ne ho si informi. Se vuole gliene do l'elenco, sì, e vediamo. Dopodiché si renderà la conto. La buona uscita, il posto da un'altra parte, allora, una bella pensione, se quelle li chiama allora, delle sanzioni. Se difesa quel che detto gli artigiani, commercianti evasori, se vuoi pagare Equitalia per colpa del commercialista, si parla, si vede se riuscite a essere un po' più precisi, perché sono un po' criptici questi sms, alcuni di questi, non tutti, sono sempre le religioni che fanno le morali, mai i governi, sono cattolico e conosco tanti islamici che meritano il mio rispetto. Ricordiamoci che e poi non c'è il seguito. Vediamo, andiamo su un altro argomento a Padova e poi sentiamo Michelan e Iannicelli su questo, perché sono problemi che riguardano tutte le città del Veneto, ma questo è un caso particolare, ci sono polemiche a Padova perché in via Bassetta ci sono delle case popolari che sono state destinate ai Rom, e qui sentiamo cosa dicono i padovani. Sgomberare il campo nomadi di via Bassette sì, ma assegnare delle case popolari ai Rom non convince molti padovani, che si dividono sulla possibilità, ventilata dal comune, di dare degli appartamenti alle famiglie che occupano abusivamente il campo di Mortise. Ecco cosa ne pensano i padovani. Mandarli via perché fanno tante cose brutte. Forse è meglio, sarebbe ora di sistemarli anche loro. Nel suo condominio arrivano i Rom, cosa ne pensa? È indifferente, ognuno sta a casa sua. Sicuramente la precedenza va ai nostri connazionali, agli italiani. Non sono d'accordo sicuramente con
la sistemazione dei nomadi nelle case popolari. Abbiamo tante famiglie che hanno bisogno di case, e basta guardare in giro, insomma, e dare la preferenza a questi, non per, per carità. Io direi che i Rom stiano in Moldavia. Comunque, se sono persone oneste che lavorano, hanno diritto anche loro, al limite, piuttosto tenerli per le strade messi proprio come le bestie. A sto punto è meglio che stiano, purché si comportino bene con gli inquilini, con i vicini di casa, perché io conosco delle situazioni che non sono proprio così celestiali. Non ho nulla contro i Rom, assolutamente, perché quindi non, cioè, se sono integrati adeguatamente, se vivono senza dare fastidio al prossimo, che problema c'è? Se pagano come tutti quanti gli altri secondo la legge è bene, se no no. Se li sistemano, secondo me, da qualche parte dovranno pur stare, no? Ma lei, se nel suo condominio venissero i Rom, cosa? Beh, allora non sarei certo molto contenta. Comunque nel mio condominio ci sta un cinese, un rumeno, due anche, non so, etiopi o cosa, e si comportano benissimo. Cioè, non dipende dall'etnia, dipende da come si comportano le persone. Valentina Visentina, allora siamo partiti da questo titolo, ridatemi i soldi o mi uccido, è la minaccia di un imprenditore settantenne, Primo De Marchi, che doveva essere qui stasera, poi non se l'è sentita, ma lui ha detto più volte, e l'avrebbe ripetuto anche stasera, che se non riavrà i soldi che ha investito in azioni in Veneto Banca, entro Natale metterà in opera questo gesto. Direttore, sabato sì. Mattina... Sì. Alla parrocchia di Dese, vicino Mestre, facciamo una riunione, un'assemblea di tutti i piccoli risparmiatori, quelli che vogliono essere risparmiatori, che hanno investito i loro soldi in azioni di Veneto Banca e di Popolare di Vicenza, e faremo un forum delle associazioni e dei comitati che vorranno starci, naturalmente, per avere almeno il 10% di quelli che sono gli azionisti. Ripeto, sabato mattina alle 9:30 alla parrocchia di Dese, in provincia di Venezia. Poi sentiamo Naturalmente con Don Enrico Torta, che è il parroco battagliero di certo. Dese. Poi torniamo anche da Diego Gancian, ma volevo sentire sulla questione delle case popolari. A Padova si parla di queste case che andrebbero destinate ai Rom, Michelan e Iannicelli, perché insomma a Treviso non ci sono problemi di quel tipo in particolare, ma insomma certo il problema delle case popolari. La gestione delle case popolari è una questione importante che... ecco, devo dire che stiamo affrontando a Treviso, devo dire che possiamo dire, ed è importante dirlo, che a Treviso riusciamo a non lasciare nessuno per la strada. Questo è una cosa rilevante che per fortuna, ecco, possiamo dire nella nostra città, e l'assegnazione avviene mediante dei criteri che stiamo discutendo. Ecco, sicuramente sono da evitare le concentrazioni etniche che sicuramente creano disagio a tutti quanti, sia persone che sono in qualche modo isolate dagli altri, ma anche chi si trova vicino a concentrazioni che appunto non creano sicuramente una convivenza pacifica. Dopo, ecco, tra i criteri ci sono anche le premialità riguardo anche da quanto tempo le persone, per esempio, contribuiscono perché avevano un lavoro, e quindi insomma riusciamo ad avere questa situazione positiva, appunto, che non ci sono persone che stanno per strada, ecco, nonostante, ecco, la situazione di crisi e di molti sfratti che sono in atto da tempo, sfratti prorogati, però per ora riusciamo a gestire la situazione. Presidente, questo si riflette sulla, cioè, per molti il pagamento delle bollette è un problema serissimo, no? Tante famiglie non ce la fanno. Voi con questa iniziativa venite incontro anche a questo, con l'abbattimento dei costi, no? Sì, beh, in verità questa iniziativa non va a incidere, se non per la parte del risparmio che garantiamo poi
a chi aderisce a questo progetto, ma non si va ad incidere più di tanto sul, sul tema del costo del gas o dell'energia elettrica. È vero che in questa iniziativa Ascotrade mette 100 euro a rimborso della pratica bancaria, che il costo della pratica bancaria sostanzialmente se lo accolla Ascotrade. Quindi il nuovo cliente, perché comunque uno deve diventare cliente di Ascotrade, si troverà nella prima bolletta rimborsato il costo sostenuto per avere questo, questo finanziamento. Più in generale, grazie a Dio, direttore, nella nostra zona, pur con tutte le difficoltà che ci sono, anche da questo punto di vista creditizio, Ascotrade sta bene. Bene, bene. Questo è bene sapere, ed è un bel barometro, insomma, no? Nonostante i problemi sul territorio. Molti futuri genitori si propongono di chiamare la figlia Oriana in onore alla tenacia della Fallaci, con una C, anche con una N. Meditate, gente, o farete una triste fine. Generale. Sì, beh, velocemente, se mi permette, dottore. Come no? Nella basicità, appunto, un problema attuale ormai da diversi anni è quello dell'inquinamento nei cambiamenti climatici. A Parigi, a partire dal 30, proprio la conferenza mondiale, è uno degli inquinamenti dovuto alle polveri sottili, dovuti non solo al traffico automobilistico, ma anche proprio del riscaldamento. Certo. Proprio con la praticità di chi lavora, proprio dell'artigiano, ci dovrebbe stare dare ascolto, perché poi si risolve. Allora, le caldaie, mi diceva proprio dei numeri tremendi, no? Di quante migliaia di caldaie, io parlo del privato, poi non conosco nelle aziende, ce ne sono tanti, oltre 20 anni, quindi caldaie che inquinano molto, ma soprattutto consumano, quindi ha un costo spropositato per, diciamo, per gli abitanti, per la gente. Allora, io mi sono permesso, guarda, ma non faccio polemiche, credimi, in comune cerco sempre di essere in consiglio propositivo. Allora, una caldaia adesso nel privato costa poco più di 1000 euro, 1000-1200 euro, no, ho visto, l'ho cambiata io, 1300, ma nel privato, no, quello, il privato in un appartamento non costa più di 1200-1300 euro. Voglio dire, c'è un ritorno nella dichiarazione dei redditi, quindi un rientro poi di tasse, è vero, in 10 anni, però si rientra di oltre la metà, e quindi siamo già a 600-700 euro. Ho fatto la proposta all'amministrazione, visto che dà contributi anche qualche volta che non servono a niente, date un contributo a chi cambia la caldaia di 200-300 euro, 300 euro si rientra di oltre il 50, con 300-400-500 euro una famiglia cambia la caldaia. Ma non, cioè, voglio dire, non c'è questa praticità, e mette in moto tutto quel mondo economico, piccolo, artigianale, ma che è importante, molto importante. Voglio dire, guarda, io ho cambiato la caldaia dopo tanti anni, è veramente metà consumo, metà. Io le bollette forse sono sbagliati, veramente c'è un risparmio dalle vecchie caldaie, e il costo non è stato molto di 1400 euro, mi sembra 1300 euro, di una casa singola, nell'appartamento costerà ancora meno. Detto questo, voglio dire, perché non si risponde, non si mette in modo, non si vuole risolvere, e non si fa informazione, perché la gente pensa, pure quando deve affrontare questo problema, che sia una spesa enorme, e non sa nemmeno che ci si rientra. Oltretutto serve solo la fattura, quindi non c'è quella l'evasione che riempie la bocca a tante persone, l'evasione, così uno fa la fattura e tutti sono contenti, e dalla fattura uno scala poi dalla dichiarazione dei redditi. Cambiando velocemente, mi permetta, il discorso delle case, l'importante è vero cos'è, che non si cambia, non si rispetti chi ha veramente, chi è in fila in modo onesto, chi fa dichiarazioni oneste, chi lavora e la dichiarazione è onesta, chi ha tutti i requisiti veri, che non siano come succede e come sta succedendo soprattutto negli ultimi periodi, che passa avanti con persone che hanno dichiarazioni false. Si sa benissimo, noi facciamo gli ipocriti, c'è gente che fa finta di non avere soldi, e questo soprattutto delle famiglie rom, se è stato portato a conoscenza pure il comune, che dichiarano, non hanno niente, non vivono con niente, passano davanti, e lì deve essere diligente l'istituzione a capire veramente questo fatto, non fermarsi all'apparenza, come tante volte si ferma al piagnisteo della persona, perché ci sono persone che fanno la fila da anni e non riescono ad avere la casa, forse non stanno per strada, ma vivono una sofferenza fortissima, fortissima da anni, e poi arriva, adesso c'è tra le condizioni messe, che poi adesso farà proprio la Regione, la residenza di diversi anni,
ma non è che ti dà un diritto la residenza ad avere la casa, ti dà magari un punteggio in più che può essere quello decisivo. Adesso lo volete, l'amministrazione di Viso vuole annullarla, no, questo non fatto. Vuole annullarla. No, vuole annullarla, no, vuole annullarla. Viene mantenuta. Ma è mantenuta adesso, sì, perché c'è stata una lotta nostra, no, ma quella non è, ripeto, non è che uno ha diritto perché ha 20 anni la casa, no, è uno strumento in più, perché se no uno fa la fila 10 anni, 15 anni che lavora, ha contribuito poi, come dire, allo sviluppo di Treviso, arriva una famiglia, con tutto rispetto, da fuori ti arrivano con 7 figli, con 6 figli, con 5 figli, e arriva e passa avanti a tutti, vengono appositamente, perché c'è pure questa migrazione apposta, diciamo, ma lì danno le case e qui si spostano per avere la casa, punto e a capo, voglio dire. Quindi ripeto, un buon senso che qualche volta viene abbandonato per i facili buonismi, no? Ah, quel poverino, no, la gente, c'è gente per bene, e sono i più dignitosi, quelli che in silenzio fanno la fila, presentano le domande, ai quali non viene data mai risposta. Per finire, la sicurezza, e poi non parlo più veramente, caro, si parla tanto di sicurezza, ma la sicurezza non è che, cioè, l'intelligence, che per anni, quando si parla di intelligence in Italia si parla dei servizi deviati, una cosa schifosissima, invece è quella che risolve, che dovrebbe risolvere veramente i problemi senza far ricorso alle bombe, uno, e poi un'altra, la sicurezza, quindi dare lo strumento, perché senza strumento le forze di polizia, così come l'esercito, così le forze armate, non riescono a fare niente, il militare se non ha lo strumento militare. Quindi noi sappiamo che c'è sofferenza nelle forze di polizia di armi, di macchine, di auto, di benzina. Ecco, allora il nostro Premier, al quale io porto tanto rispetto, perché porto rispetto per l'istituzione, però invece di cambiare l'aereo, come sta cambiando per centinaia e centinaia di milioni, quei soldi li risparmi, che aerei, l'aeronautica ne mette a disposizione già 2-3 e ci attraversa l'oceano 3-4 volte, sta cambiando aereo per i suoi viaggi istituzionali, quei soldi trasportati nelle forze di polizia, riesce con gli stessi soldi a cambiare tutte le auto, tutte le dotazioni, tutti i giubbetti di sicurezza, molte armi e tante altre cose. Quindi non chiacchiere, faccia questi fatti. E ci torniamo con Michelani e altri ospiti sulla sicurezza nella seconda parte, però volevo sentire di nuovo Chies, perché poi deve entrare un altro il collega, esponente del Confartigianato. Allora, Chies. Ma io francamente su questa iniziativa che ci vede tutti assieme ripongo, oltre che molta fiducia, è anche, insomma, io ci credo. Penso che possa essere un'occasione difficilmente ripetibile, torno a dire, per le famiglie in primo luogo, per i cittadini, e penso che possa essere anche un buon inizio. Guardo Cancian perché mi viene naturale, perché se funziona questa cosa e cominciamo a, certo, cambiare per esempio una parte di queste caldaie, parliamo di decine di migliaia, non di poca roba, si mette in moto economia, certo, e possiamo dopo cominciare a ragionare sempre qui, fra noi, su altre cose. Torno a ripetere il concetto dei condomini, dove non si mette in moto lavoro solo per chi fa l'idraulico, l'elettricista, ma si mette in moto lavoro anche per l'edilizia e per altre cose, tante cose. Per cui questa cosa della iniziativa territoriale, semplice, fatta fra gente che vuole collaborare, no, insieme, io penso che vada valorizzata. Nei prossimi giorni noi faremo anche un incontro con le organizzazioni sindacali, perché chiaramente c'è il problema dei pensionati in primo luogo, con i sindaci, perché vorremmo su questo fare una scommessa insieme, che è quella di creare lavoro, ma attenzione, di affrontare non a chiacchiere ma a fatti quel discorso del 20-20-20, cioè raggiungere gli obiettivi di efficienza, di risparmio, di miglioramento dell'ambiente, di contribuire a quella battaglia che è quella anche di, attenzione, innovare il territorio. Ecco, è una bella scommessa che io spero che insieme possiamo fare delle cose buone. Bisogna trovare il sistema di non far fare un assegno da 15.000 euro alle famiglie. Allora, scusate, 22.31, dobbiamo andare in pubblicità, poi riprendiamo da Diego Cancian. Pare sia finita bene la rapina, non si è ancora capito di cosa si sia trattato, ma insomma a Roubaix gli ostaggi sono stati messi al sicuro, e questo è quel che più conta, non c'entra nulla quanto sembra il terrorismo. Andiamo in pubblicità e torniamo subito. Continuate a scrivere, grazie.